Il 6 aprile 1941, senza nessuna dichiarazione di guerra, Germania e Italia iniziarono l'invasione della Jugoslavia. L'inadeguato esercito jugoslavo fu sconfitto facilmente dalle forze dell'asse. In soli 10 giorni il regno di Jugoslavia crollò. Hitler e Mussolini istituirono il loro nuovo ordine nei Balcani e invitarono Ungheria e Bulgaria a spartirsi i resti della regione. La Jugoslavia fu divisa tracciando una linea di demarcazione verticale. I tedeschi avrebbero occupato il nord-est del paese, mentre agli italiani venne assegnato il controllo di alcune aree a sud-ovest. L'Italia ottenne inoltre il neonato Stato indipendente del Montenegro, mentre una vasta porzione della costa fu dichiarata territorio italiano. Per finire, il confine italiano nord-orientale fu esteso sino ad includere la provincia slovena di Lubiana. In queste regioni, divenute parte integrante dello Stato italiano, Mussolini aveva come obiettivo di italianizzare tutto, attraverso le scuole, imponendo la lingua italiana, cambiando i cognomi slavi in italiani. Chiunque si opponesse alla italianizzazione veniva punito. Le cosiddette famiglie ribelli erano deportate e sostituite con quelle di coloni italiani. Una politica tipica dell'antica Roma: colonizzare, fascistizzare e quindi italianizzare. Per secoli l'Italia aveva rivendicato il porto dalmata di Spalato. Spalato era stata una colonia italiana dal tempo dei Romani sino al XVII secolo, quando la città venne occupata da alcune popolazioni slave. Nel maggio 1941 Spalato ritornò ancora una volta sotto il controllo italiano e, come la maggior parte delle città nei territori annessi, fu ribattezzata con il suo nome italiano. Spalato venne sottoposta a una totale italianizzazione. I cartelli stradali in lingua slava furono rimossi e sostituiti con nomi italiani. Tutta la stampa, tutti i giornali dovettero cambiare il titolo. Venivano pubblicati soltanto in italiano. Persino i cognomi venivano cambiati. Non hanno avuto il tempo di fare quello che fecero in Istria, tradurre i nostri nomi slavi e croati in italiano. Cosicché se, per esempio, qualcuno si chiamava Golubovic, il nome viene tradotto in italiano, Colombo. Non hanno avuto il tempo di fare lo stesso qui, ma avevano iniziato a cambiare la lingua. Massima autorità militare in Jugoslavia e comandante della seconda armata italiana era il generale Mario Roatta. Una delle prime mosse di Roatta fu quella di istituire una serie di campi di internamento per migliaia di jugoslavi. Conosciuto tra i suoi uomini come la Bestia Nera, Roatta fu l'artefice di massicce offensive nella lunga guerra contro i partigiani comunisti di Tito. Per distruggere le loro basi economiche, Roatta pubblicò la circolare 3C, che autorizzava a giustiziare gli ostaggi, deportare famiglie intere e a distruggere case, fattorie e bestiame. Le truppe di occupazione italiana compivano giornalmente, giorno per giorno, dei rastrellamenti. Rastrellamenti che dovevano servire... Queste operazioni avevano lo scopo di terrorizzare la popolazione e di renderla più remissiva. Durante i numerosi rastrellamenti quotidiani, ogni compagnia o battaglione arrestava molti cosiddetti ribelli, saccheggiava qualche casa e poi si ritirava. Se invece si verificava una qualunque azione partigiana, se cioè i partigiani facevano saltare un ponte o una ferrovia o attaccavano una guarnigione militare italiana, allora gli italiani rispondevano con una grande offensiva, con un grande rastrellamento, non con un battaglione, ma con intere divisioni. In questo caso tutto veniva raso al suolo. Tutte le persone prese in queste operazioni venivano fatte prigioniere e in molti casi uccise sul posto. Molte delle vittime della politica italiana di spopolamento furono deportate in campi di prigionia in Italia. Altre vennero rinchiuse in campi di concentramento in Jugoslavia. Uno di questi lager si trovava sull'isola di Rab, a largo della costa dalmata. Nella piana acquitrinosa del villaggio di Campor, gli italiani costruirono un campo che sarebbe arrivato ad accogliere fino a 15.000 jugoslavi. Dopo essere stati spogliati, rasati e privati degli effetti personali, i nuovi arrivati si trovavano davanti alla prospettiva di dover passare un duro inverno sotto una tenda.
Durante i mesi invernali del 1942, a causa del freddo, della fame e delle malattie, morirono migliaia di uomini, donne e bambini sloveni. Gli italiani costruirono più di 200 campi di prigionia tra Jugoslavia, Italia e Albania. È stato stimato che circa 150.000 jugoslavi sono stati deportati nei campi italiani. Scarsità di cibo e mancanza di igiene sono costate la vita a molti di loro. Mussolini ha deportato quasi tutti gli intellettuali, dagli studenti fino ai professori universitari, su una popolazione di 360.000 abitanti della cosiddetta provincia di Lubiana, ne sono stati internati circa 70.000. Inoltre sono stati uccisi come ostaggi, fucilati o in altre maniere eliminati fisicamente 15.000 sloveni. Praticamente questa popolazione è stata più che decimata. L'intenzione principale era quella di distruggere la forza militare del movimento partigiano, cioè l'esercito di Tito. E in questo sono state fatte 7 grandi offensive. Nonostante le numerose offensive italiane, in cui venivano utilizzate in media 4 o 5 divisioni, ogni volta i partigiani riuscivano a sfuggire alle trappole e a non cadere nella rete. Solo i feriti, le donne e gli anziani venivano catturati. Erano queste le vittime. Tutte le case, tutti i mezzi economici trovati nell'area dell'operazione venivano distrutti. In questo si pensava che i partigiani avrebbero perso il loro sostegno economico. Chiunque venisse trovato in possesso di un'arma veniva giustiziato, ma spesso bastava che venissero trovate armi o munizioni dentro una casa o anche 100 metri più distante, nei campi o in qualunque parte del villaggio, perché tutte le persone della zona venissero fucilate. In tutta la Jugoslavia gli italiani hanno compiuto rastrellamenti. Nel tentativo di piegare la resistenza jugoslava, gli italiani cercarono di sfruttare il vecchio e lungo antagonismo tra i due maggiori gruppi etnici jugoslavi, i cattolici croati e i serbi ortodossi. Uniti dall'odio per i comunisti, gruppi estremisti di serbi e di croati si unirono agli italiani in massicce azioni di repressione contro i partigiani. Con l'aiuto dell'organizzazione italiana e delle sue risorse, fecero crescere ancora di più il livello di violenza scatenato contro la popolazione civile. I cattolici croati, gli Ustascia, erano guidati da un uomo che aveva imparato il fascismo sotto Mussolini, il famigerato Ante Pavelic. Pavelic iniziò una campagna razziale volta a purificare la Croazia. Tra campi di sterminio e incursioni, i suoi Ustascia uccisero più di 500.000 di persone, tra serbi, zingari ed ebrei. Molti venivano uccisi a manganellate, oppure fatti a pezzi a colpi d'accetta. Anche i nemici tradizionali degli Ustascia, i serbi ortodossi, avevano le loro frange estreme, i cetnici. Organizzati in piccole unità combattenti, avevano promesso di non radersi sino a quando non fosse stata restaurata la monarchia in Jugoslavia. Gli italiani diedero loro il controllo assoluto di intere zone nello stato meridionale del Montenegro. In cambio di cibo, armi e della lotta contro i comunisti, i leader cetnici firmarono un patto con il governatore militare italiano del Montenegro, il generale Alessandro Pirzio Biroli. L'odio di Biroli per i montenegrini era leggendario. Soldati d'Italia, che state combattendo in Montenegro, odiate questa gente. Questo è il popolo contro cui abbiamo combattuto per secoli sulle sponde dell'Adriatico. Uccidete, sparate. Bruciate e distruggete questa gente. Ricordatevi che il nemico è dappertutto. Sappiate che è meglio essere temuti che disprezzati. So che siete buoni padri di famiglia, dichiarò una volta Mussolini alle truppe di stanza in Montenegro. Questo va bene a casa, ma non qui. Qui non sarete mai abbastanza ladri, assassini, stupratori. La violenza indiscriminata turbava le coscienze di molti soldati italiani. Mario Casanuova ha scritto nel suo diario: ci siamo fermati in un pezzo di terra che era sollevato come un palcoscenico, con diversi uomini che stavano in fondo, inginocchiati, con la schiena rivolta al plotone di esecuzione. Improvvisamente è scoppiato l'inferno. Urlavano con voci stridule, strozzati dal terrore, come l'ululato di un animale terrorizzato. Improvvisamente il rumore delle voci è stato spazzato via dal fuoco dei fucili, che a noi sembrò come un colpo allo stomaco. Pochi caddero,
perché i soldati non volevano colpirli, non volevano ucciderli. Le grida iniziarono di nuovo, ora mescolate con i lamenti dei feriti. Spararono di nuovo e altri caddero. Alla terza scarica erano tutti per terra. I soldati e gli ufficiali scomparvero tutti come per magia. Non so cosa sia successo poi. Tutti se n'erano andati, ma io sono rimasto e, come in un sogno, mi sono ritrovato sul palcoscenico con la pistola in mano. Ho sparato nella nuca dell'uomo che mi era più vicino e sono rimasto con il dito sul grilletto anche dopo aver finito tutti i colpi. Non ricordo niente di cosa è successo dopo. Sebbene molti ufficiali e soldati italiani si rifiutassero di compiere questi massacri, spesso non c'erano alternative. Tuttavia, alcuni fanatici fascisti sembravano rimanere indifferenti alla violenza. Una camicia nera scrisse alla sua famiglia il 1 luglio del 42. Abbiamo distrutto tutto da cima a fondo senza risparmiare gli innocenti. Ogni notte abbiamo ucciso famiglie intere, picchiandoli a morte o sparandogli. È sufficiente che facciano un movimento e li uccidiamo senza pietà. E se muoiono, muoiono. Questa notte ci sono stati 5 morti. 2 donne, un bambino e 2 uomini. A dare gli ordini ai fascisti per le rappresaglie era lo stesso generale Roatta. In una circolare dichiarò: non occhio per occhio e dente per dente, piuttosto una testa per ogni dente. Alcune stime parlano di 500.000 morti jugoslavi. Una cifra che appare esagerata, perché corrisponderebbe a quasi l'80% della popolazione di Slovenia, Montenegro e Dalmazia, anche se in questa cifra si contano i partigiani caduti durante le operazioni. A dirci chi sia stato un criminale e chi non lo sia stato. Perché decine di migliaia di persone, forse centinaia di migliaia di persone, sono state uccise, massacrate, e non in combattimento, ma a sangue freddo. Il criminale di guerra più ricercato in Jugoslavia era il generale Mario Roatta, accusato dei crimini di assassinio, massacro e terrorismo sistematico. Era seguito a breve distanza dal generale Pirzio Biroli, ricercato per assassinio e terrorismo, la tortura di civili e l'uccisione di ostaggi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli jugoslavi stavano ricercando oltre 800 sospetti criminali di guerra italiani per crimini commessi in Jugoslavia. Anche altri governi erano alla ricerca di criminali di guerra italiani, responsabili di crimini simili commessi nei loro paesi. In totale, 1.200 criminali di guerra italiani erano ricercati per atrocità commesse in Africa e nei Balcani. Proseguiamo i nostri lavori. Adesso sarebbe dovuto intervenire Filippo Focardi con appunto un intervento sul nazionalismo in guerra, l'Alto Adriatico, i Balcani occidentali tra il 41 e il 45. Purtroppo Filippo Focardi non può essere qui con noi e quindi dovete sorbirvi ancora me brevemente, prima poi di passare rapidamente più avanti con Lorenzo Bertoncelli e le vicende degli anni 90. Vorrei appunto riprendere quello che già avete in parte sentito in questo filmato era tagliato in origine sul tema appunto dei crimini di guerra italiani, tra l'altro non è stato, è stato acquistato ma non è stato mai mandato in onda integralmente dalla RAI, proprio per questa seconda parte dedicata alla vicenda balcanica. Allora, come già accennavo, sul finire degli anni 30 il conflitto tra i nazionalismi riprende in modo rapido e marcato e l'Italia ne è una dei protagonisti anche in Europa, oltre che sul continente africano. Nel 1939 annette l'Albania, nel 1940 attacca la Grecia e porta quindi la guerra nei Balcani. La guerra nei Balcani è una iniziativa dell'Italia fascista. La occupazione italiana dell'Albania e poi della Grecia e poi di conseguenza per motivi militari non stiamo a richiamare di parte, come avete visto, della Jugoslavia si inserisce in quelle tensioni interne al regno di Jugoslavia a cui facevo cenno prima, cioè interagisce con i conflitti nazionalistici soprattutto tra serbi e croati. In particolare
Il momento scatenante è quando il Regno di Jugoslavia aderisce all'asse, cioè all'alleanza tra l'Italia fascista e la Germania nazista, e questa scelta, in parte obbligata perché la Jugoslavia era ormai circondata dagli alleati dell'asse e quindi doveva in qualche modo adeguarsi, questa scelta suscita invece una rivolta interna, la deposizione del sovrano, una rivolta in parte popolare, in parte di palazzo, della maggioranza serba che coltiva un disegno di grande Serbia, quindi in alternativa all'idea della Jugoslavia, una grande Serbia, si spera, appoggiata dalla Gran Bretagna. Questo è appunto il momento in cui si spacca quindi la Jugoslavia e le forze dell'asse reagiscono nell'aprile 1941, come avete visto in apertura, entrando in Jugoslavia. Il risultato fu il rapido smembramento della Jugoslavia e della stessa Serbia e la costituzione di questo disegno geopolitico, una Serbia che viene rapidamente in realtà occupata, per questo è qui segnata tratteggiata, come vedete sulla destra, quella parte dell'Unione Sovietica occupata dai nazisti, Ungheria, Romania, Bulgaria sono sostanzialmente alleate dell'asse, l'Italia ha occupato, infatti c'è il suo nome, la Albania, il Montenegro sarebbe indipendente ma è sotto controllo italiano, il sovrano è un principe dei Savoia che oculatamente non ci metterà mai piede, e poi la Croazia, in realtà il cosiddetto Stato indipendente croato, che è indipendente è poco perché è un fedele alleato dell'asse, tenta di giocare tra nazisti e fascisti, e quello Stato guidato dall'Ante Pavelić di cui avete sentito ricordare il nome e visto le immagini. L'Italia occupa la parte, vedete in rosa, della meridionale della Slovenia, la parte superiore è direttamente annessa al Rai. Lo Stato indipendente croato in realtà comprende anche la Bosnia e non è affatto solo croato. Insomma, la guerra di occupazione nazifascista esalta e si sostiene nello scontro tra i nazionalismi balcanici, cerca di giocarli l'uno contro gli altri. Si scatena in Jugoslavia una guerra civile che parte dal conflitto tra fascismo e antifascismo, i fascisti sono, i nazifascisti sono gli occupanti, chi reagisce quindi difenderebbe la Jugoslavia contro gli occupanti, ma in realtà dentro questo scontro appunto rivivono i vari nazionalismi, si schierano i vari nazionalismi jugoslavi, gli ustascia croati ferocemente antiserbi, che prima sono sostenuti dall'Italia e poi in realtà si appoggiano alla Germania nazista. Altrove i vari gruppi nazionalisti, conservatori o parafascisti, si affiancano agli stessi occupanti contro i partigiani jugoslavi di Tito, che invece si oppongono alle forze di occupazione. L'oggetto è la prima vittima è la popolazione civile, come avete sentito, è una guerra condotta con enorme brutalità innanzitutto dagli occupanti. La Slovenia è una provincia italiana, ma Lubiana avete intravisto, Cavalli di Frisia è una sorta di grande campo circondata da reticolati. Il numero degli sloveni deportati o all'interno del loro territorio o in Italia è di molte decine di migliaia, i morti diretti o per fame si calcolano siano almeno 10.000, parlo della Slovenia, di Montenegro avete sentito, i numeri sono incerti sull'intera Jugoslavia, si calcola molto sommariamente che siano circa 100.000 nell'insieme i civili jugoslavi
deportati dagli italiani. Tutto questo è appunto una politica di occupazione che esalta e si confronta con i diversi nazionalismi locali, oltre agli Ustascia e i Domobranci, le cosiddette guardie bianche in Slovenia. Nazionalismi che si scontrano tra di loro in Serbia, in Montenegro, i partigiani monarchici, quei cetnici di cui avete sentito parlare un po', quindi raffigurati in modo un po' folcloristico, erano i partigiani monarchici a favore del re di Jugoslavia deposto contro i partigiani invece antifascisti e socialisti guidati da Tito, il futuro presidente della Jugoslavia austriaca. Si scontrano, sono entrambi, lotterebbero contro gli occupanti, i nazifascisti, ma in realtà finiscono anche per scontrarsi tra di loro in ambigui giochi di alleanze. E in più avevano un nemico comune, gli Ustascia croati, di cui abbiamo fatto ormai più volte il nome, ai quali vengono imputati se non i 500.000 morti, comunque diverse centinaia di migliaia di morti serbi e non solo serbi, ebrei, rom e oppositori politici croati. Nel 1943, come sapete, le vicende generali della guerra si ribaltano. Questa cartina è ancora all'inizio del 1943, ma vedete i colori rossi che affiorano dal sud, sono le forze degli alleati anglo-americani che stanno cominciando a avvicinarsi da sud all'area un tempo controllata dalle forze dell'Asse. E nel 1944 la situazione si è ribaltata, l'Italia, come sapete, è ormai occupata, vedete parte della penisola in rosso, la parte superiore occupata dai tedeschi, il regime fascista è prima caduto e poi è rinato sotto forma della Repubblica Sociale. Gli equilibri però generali si sono ribaltati anche nei Balcani, non vi è più una presenza italiana, i territori controllati dagli italiani ora sono direttamente controllati dal Terzo Reich, come vedete la zona di operazioni del litorale adriatico, tutta l'odierna Slovenia parte della Croazia, resta lo Stato indipendente croato, la Serbia, l'Albania, la Grecia ancora sotto occupazione nazifascista. Gli equilibri però si stanno ribaltando, la resistenza jugoslava prende terreno, il cosiddetto fronte di liberazione nazionale, vedete che questa parola torna sempre implacabile, avanza e via via libera nel corso del 44 e poi del 45 il territorio controllato dai nazisti e dagli Ustaci. Il rovesciamento vede ora gli italiani subire prima nell'autunno del 43 e poi nei mesi finali della guerra, nel maggio del 45, subire a loro volta l'offensiva del nazionalismo adesso jugoslavo, espresso dal movimento partigiano guidato da Tito. Come ho già accennato, la resistenza jugoslava nel 1945, sul finire della guerra, negli ultimi mesi e in quelli immediatamente successivi, esce vincitrice da un conflitto duplice, quello contro gli occupanti italiani e tedeschi, ma anche quello contro quei nazionalismi interni che avevano avuto una certa stagione nel corso della guerra e che si erano alleati agli occupanti. I cetnici in Serbia, gli Ustascia croati, i Domobranci in Slovenia. E quindi, agli occhi della resistenza jugoslava, gli italiani avevano la colpa di essere stati espressione degli occupanti, gli italiani che vivevano in questi territori avevano la colpa di essere stati espressione degli occupanti, di essere conniventi con gli occupanti fascisti. O comunque avevano la colpa di essere avversari potenziali, anche quando nulla facevano, di quel disegno nazionalistico adesso unitario. Il nazionalismo unitario jugoslavo si afferma anche contro gli italiani. E questa è la radice principale
delle violenze delle foibe, della uccisione degli italiani, si calcola tra i 5 e i 10.000, in parte nelle foibe, in parte fucilati, comunque uccisi, come ritorsione contro le parti delle responsabilità del fascismo, ma anche contro ogni potenziale avversario del nazionalismo jugoslavo, un nazionalismo che si era affermato con la guerra, anch'essa evidentemente con la guerra contro gli occupanti, con la guerra contro tutti gli altri nazionalismi etnici di quella area. Di qui la cacciata, il fatto degli italiani che vivevano in quelle terre, si calcola tra i 250-300.000 italiani considerati incompatibili con uno Stato nazionale jugoslavo, come ho già detto, basato sulle etnie maggiori o comunque sulle etnie in qualche modo riconducibili al disegno antifascista. Un disegno che, come ogni nazionalismo, confondeva l'Italia con gli italiani, le responsabilità dell'Italia con le responsabilità o i diritti dei singoli italiani. Peraltro in un contesto di violenze generalizzate, di resa dei conti con tutti coloro che avevano sostenuto gli occupanti, si calcola che furono circa 100.000 in tutta la Jugoslavia i morti a seguito della fine della guerra, cioè circa 100.000 coloro che furono uccisi perché considerati sostenitori dei nazionalismi di destra o degli occupanti nazifascisti. Furono queste le basi, solide per certi versi, ma sicuramente tragiche per molti altri, su cui fu costruito il nuovo Stato federale jugoslavo. Vediamo se riusciamo a vedere la carta successiva. Questa è ancora la guerra al 1945, vedete che ormai si disegna l'avanzata degli italiani, degli alleati sulla penisola, ma anche la conquista della parte del territorio serbo e dalmato da parte della resistenza e l'avanzata dell'esercito sovietico da est, perché queste cartine sono calcolate all'inizio dell'anno cui portano la data, e questa invece è la fine della guerra. Il confine italo-jugoslavo ora è a Trieste, si è ricostituita un Stato nazionale unitario su base federale, la Jugoslavia, l'Albania indipendente, e è rinata la Polonia dopo la duplice occupazione. La Germania e l'Austria sono ancora sotto le divise nelle diverse quattro zone di occupazione degli alleati.